ciao Lucia. Ciao Lino. La simpatica presidente della Prologo. E aprirà il convegno. Sì. È vero, Lucia? No, non lo so se aprirò il convegno, io sarò parte del convegno perché illustrerò presenta? Il programma. Chi lo presenta? Penso il padrone di casa. E cioè? Il presidente della cantina. Ah, ecco. E sento una curiosità riguardo, diciamo, all'attività della Prologo, sì, che ultimamente ha prestato questo calendario che, come ho visto sul logo, reca anche tutti i diciamo tutte le città telesine. Certo. Partecipano a questa. Sì, le Prologo della città telesina saranno presenti sul territorio, in particolare a Piazza del Comune, come anche l'anno scorso. E porteranno il loro gonfalone, in che altro modo? Porteranno i loro gonfaloni e i loro prodotti tipici con un gazebo di informazioni. Ma non è questa la novità principale. E qual è la novità principale? Se lo vuoi accennare adesso, altrimenti. No, ci sono tante novità, quindi non so a quale alludi. Fai solo un piccolo accenno, credo che i temi possono essere tutti da svelare in questa presentazione. Ma la Prologo sicuramente tiene a cuore il progetto Recuperiamo la nostra memoria, quindi per noi il progetto principale di questa festa del Buve è proprio questo progetto per recuperare due tele della Chiesa Madre. E dopo ti dirò tutti i particolari. E infine c'è anche il progetto del Ponte Maria Cristina, una mostra fotografica. È ancora da definire questa mostra fotografica, so che sarai tu uno degli autori, dobbiamo definirlo ancora a tavolino questa cosa. Io assolutamente tra gli autori no, magari tra quelli che apprezzano molto l'iniziativa se viene fatta con. Vabbè, ma per carità, la Prologo è sempre a disposizione per questo tipo di iniziative, per la promozione e valorizzazione del territorio, figurati. Grazie, sono molto felice. Prego. Venerdì, 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 ven